Amici di Genova Rock, buonasera, sono qui con un amico, Andrea Di Marco, non ha bisogno di presentazioni, tutti conoscete assolutamente chi è, io ti saluto. Nel bene e nel male. Nel bene e nel male, come sempre. È chiaro. Niente, siamo qui, siamo lieti di essere qui per un'occasione particolare, ecco, io così la definirei, per cominciare a presentare quello che sarà il nuovo programma di Genova Rock, che si intitolerà Special Stars. È un programma che è in cantiere nelle file da un anno, c'è stato un anno di lavoro di redazione per cercare di ottimizzare assolutamente il tutto, siamo pronti, abbiamo l'entusiasmo assolutamente per partire. E il patron Giorgio Nasso, colui che l'ha ideato, ci ha coinvolto e coinvolto tutto lo staff di Genova Rock. Noi siamo qui per incominciare a svelarvi qualcosina. Questo programma avrà come ospite una volta alla settimana dei personaggi importanti del panorama genovese, non, e tramite delle foto e dei video vorrà raccontare un po' la loro storia, i momenti salienti della loro carriera e tutto quello che hanno fatto. Insomma, volevamo proprio prendere dei personaggi importanti in modo da illustrarvi e da avere anche un rapporto diretto con loro nel vedere appunto cosa hanno fatto per Genova e per la musica in generale, insomma. Funzionerà questo programma, sicuramente ci saranno in studio degli ospiti molto importanti, ci saranno in studio delle persone che hanno una carriera musicale molto 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 importante, quindi noi cercheremo nell'oretta, in quello che sarà, il tempo che sarà per il quale passeremo insieme, di mettere proprio a nudo l'artista, partendo dal lato sia artistico che dal lato umano, quindi ci fornirà dei contributi che noi concorderemo prima, come delle fotografie. Voglio fare un esempio: la fotografia che lo ritraeva a 9 anni con la sua prima chitarra, oppure la fotografia che lo ritraeva a 14-15 anni con la prima band, primo concerto, insomma tutte le cose che il primo hanno concerto portato alla carriera di questi artisti, giustamente. Esatto, e che ritengo che momenti che per loro, poi noi credo che ne sappiamo qualcosa anche nel nostro piccolo, siano momenti che hanno significato molto nella loro vita, perché credo che insomma chi è che non ricordi il primo concerto o l'acquisto della prima chitarra o la prima lezione di pianoforte o quello che è. Quindi sono momenti salienti, no? come si diceva prima, che sono molto molto importanti nella loro vita, ma credo che siano anche interessanti da condividere con il pubblico. Sì, perché oltre alle foto, diciamo, ci saranno anche magari delle ispezioni di video, di concerti nei quali questi personaggi si esibiscono, insomma, magari hanno fatto effettivamente delle cose importanti con degli artisti importanti anche a livello italiano, quindi faremo vedere anche degli spezzoni, delle esibizioni di questi personaggi, insomma, quindi è una cosa molto bella, diciamo una specie di documentario, ecco, vogliamo chiamarlo un documentario, dalla nascita, diciamo, alla carriera inoltrata di questi artisti, ecco. Sì, appunto, perché poi appunto, come dicevi giustamente te, si potranno reperire degli spezzoni di video ufficiali di quello che può essere un singolo, ma anche collaborazioni con altri musicisti, con altri grandi nomi della musica, quindi il termine documentario o reportage come uso oggi credo che sia molto azzeccato, no, in quello che vuole essere il messaggio di questa trasmissione. Chiaramente non sarà lunga, non doveva essere una cosa pesante, perché poi la gente giustamente poi dopo diventa un po' pesante anche per la gente che lo vede. Diciamo che in un 20 minuti, mezz'ora al massimo, verrà raccontata la storia artistica dell'artista. Ecco, una cosa interessante che Giorgio ha pensato, che è stato elaborato, il discorso di chiudere la trasmissione con l'esecuzione live, naturalmente nell'ambito del possibile e delle esigenze, dipende anche dal personaggio che si presenta, con l'esibizione, appunto come dicevo prima, acustica di un pezzo, di un brano che ha significato molto nella carriera dell'artista stesso, che sia il
brano dell'ultimo singolo, che sia anche, perché qualcuno lo ricorda, la prima composizione fatta a 14 anni, che secondo me è carinissimo, no, questo discorso. Cioè, esatto, diciamo che noi quando prima di chiamare l'artista poi gli chiederemo a lui cosa vuole, cioè, esatto. Cosa vuole basare per la serata finale, diciamo la finale, la fine trasmissione con il brano che vuole fare lui, insomma, sì, effettivamente sì, potrebbe essere uno di una carriera, uno che l'ha portato al top della carriera, come effettivamente potrebbe essere quello iniziale. Sì, in effetti sarebbe una bella, no? Come emotivamente, se effettivamente come si sente lui, potrebbe essere veramente, anche giustamente come dicevi, il brano che è stato il top, il singolo della carriera che lo ha consacrato, ok, piuttosto che effettivamente il primo brano che ha scritto, lì poi un discorso che va molto sull'emozionale, no? Quindi sarà a scelta sicuramente dell'artista. E dicendo che contatteremo noi gli artisti e questi saranno pregati, diciamo, gentilmente di fornirci il materiale occorrente, foto, video, tutto quello che hanno riguardante la loro carriera. E le puntate verranno svolte a Bar Hemingway a Sestri, Ponente, e è aperto al pubblico. Diciamo che diciamo, le persone in pubblico potrebbero essere a contatto vivo veramente con questi artisti, venendoli a vedere anche qua durante la loro storia. Questo è una cosa molto interessante, magari chi non ha avuto coraggio, chi magari non si è mai posto di fronte a certi artisti, qua c'è proprio la possibilità di conoscerli, insomma, ecco, quindi sì, quindi di avere un contatto anche proprio molto vicino, no? Essendo una trasmissione molto emozionale, quindi direi che abbiamo detto credo tutto. Vi saluto ricordandovi che la programmazione è prossima, nel senso che passerà pochissimo tempo per il quale manderemo in onda questa prima puntata, quindi state allerta e seguiteci. Nel frattempo volevo aggiungere un'ultima cosa, che prego, è importante anche questa. Noi siamo ancora dietro con lo staff di Genova Rock al CD di Genova Rock volume 1. Quindi andate sulla pagina Genova Rock volume 1, continuate a mandarci i vostri demo. Il CD, ricordiamo che sarà pubblicato gratuitamente da noi nei nostri studi e servono dei brani inediti. Insomma, andate sulle pagine, sul gruppo Facebook Genova Rock volume 1 e vedrete, diciamo, come poter fare per mandarci demo per questa compilation. Insomma, ecco, questo era una cosa da dire, visto che siamo qua in tema, è giusto ricordarlo. Tra l'altro sono arrivati un buon numero di brani, ho avuto il piacere di ascoltare delle cose interessanti, però mandate.